queste opere recenti, Michele Di Nunzio reinventa l'universo surrealista. I sogni, che sostenevano un tempo la poetica dell'inconscio, si caricano ora di tensioni esplosive, si deformano e si riformano sotto la furia di pennellate cariche di materia nell'azione di costruire appariscenti vortici multicolori. Dalle vibrazioni che emanano emergono nuove fluorescenze, vivaci e brillanti, come se fossero percorse da una corrente elettrica che le rendono incandescenti. Le immagini dipinte da Michele non sono frutto del caso. Nulla è accidentale. Tutto ciò che appare sulla tela è il prolungamento dell'essere profondo dell'artista. Le sue opere vivono in quella dimensione atemporale che si colloca in nessun luogo e per sempre. Non muoiono mai alcuni pensieri. Li portiamo dentro come un'isola segreta e ci innamoriamo. Ma non è sufficiente chiamarli amore. A volte si annidano tra vecchi ricordi, volteggiano come aquiloni e poi cadono a picco sulle labbra di un dolore. Ma non è sufficiente eclissare un rumore. Ogni pensiero ritrova la sua aurora e c'è quello che viviamo sempre nella profondità del cuore. Quello sì che si chiama amore. Germoglio, vi riposto un fiore segreto. Lì, nell'enigma, nel profondo si scorge l'anima. Passaggi e cunicoli ti conducono al fuoco che tutto tramuta e rinnova. Nei nuovi cammini l'azzurro ti avvolge.